Eccoci qua, allacciate le cinture, partiamo per una nuova avventura. Jai Jagannath, grazie alla Jai, partecipazione. Jai Jagannath, grazie a te. Facciamo la seconda parte del discorso che stavamo facendo su Gesù e Krishna, Sì. che è una cosa che si sente spesso. Mi stavi dicendo che hai preso degli appunti nella prima Sì, parte. di quello che abbiamo parlato prima sull'altro video era più o meno, no, delle religioni, che cosa poter prendere di buono per buono dalle religioni abramiche, no? E abbiamo parlato della cosa che non rispettano le norme basilari del Dharma. Che tutte queste informazioni in linea di massima sono un po' confuse, incerte, sicuramente un po' manomesse per scopi politici, no? E quindi ecco, la domanda è che cosa si può salvare di questo, no? Della figura magari di alcuni che in partenza qualche profeta, tipo Gesù, poteva essere una grande anima, insomma, no? Poi dopo, quindi che cosa possiamo salvare di tutta questa cultura abramica, ecco, più o meno questo Perfetto, era un po' perfetto. il tema Questo è dell'altra quello che volta, è no? rimasto, diciamo, ampiamente. Poi l'ultimo punto sul quale avevamo chiuso, quando è caduta la connessione, Sì, sì. era come si è creato il cristianesimo ufficiale Sì. attraverso Paolo di Tarso, attraverso Giuseppe Flavio, Sì. attraverso gli imperatori Flavi, perché il cristianesimo effettivamente è partito da Roma. Perché Sì. diciamo così che quando era ancora a Gerusalemme era un'altra storia. E i compagni diretti di Gesù erano soprattutto persone della sua famiglia, proprio famiglia, nel senso che Giacomo era suo fratello maggiore, sembra, e quindi era il capo della comunità proto-cristiana, se vogliamo chiamarla così. E poi c'erano appunto l'altro fratello, Tommaso Didimo, c'erano diversi membri della famiglia, Lazzaro e Maria di Marta. Di Betania, Bezzaida, non mi ricordo più, insomma, comunque Sì, erano mi tutti sembra Medani. familiari, erano tutti parenti. C'erano poi alcuni seguaci non imparentati, come Pietro, come diciamo così, altri. Non si capisce bene chi fosse sto Giovanni, perché probabilmente ce n'era più di uno. Però, vabbè, non è grave. Invece quando Paolo ha preso in mano la situazione, si è, diciamo così, autonominato l'apostolo primario, ha fatto far fuori gli altri, no? E lui praticamente si è organizzato, non è stato perseguitato dal governo romano. Probabilmente se è andato a scontrarsi col governo romano è stato proprio alla fine, se il governo romano si fosse accorto che non potevano più controllarlo. Allora è un altro discorso. Però diciamo che, quindi, per quanto invece riguarda la base filosofica, teologica, delle tradizioni abramiche che noi possiamo salvare, come giustamente dicevi tu. Praticamente il problema è che c'è molto, diciamo così, c'è molto miscuglio, se Sì, vogliamo sì. dire. Sì.
Ed è praticamente molto difficile distinguere, perché nel corso dei secoli, specialmente ma proprio fin dall'inizio, ci sono state delle commistioni, c'è stata un'introduzione di concetti nel cristianesimo che sono assolutamente caratteristici della tradizione vedica. E questo è successo attraverso l'ellenismo, attraverso la gnosi ellenistica. Tu hai sentito parlare degli ostici, che Sì. non sono gnocchi, cioè è come la gente fa confusione tra yoga e yogurt, cioè i gnostici, la maggior parte della gente non sa non ha idea di che cosa sia. Praticamente. Non succede, come dicevamo l'altra volta, nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento in origine, non esistono concetti come la trascendenza, l'eternità, l'onnipresenza, l'onniscienza, l'onnipotenza. Tutte queste idee sono state introdotte in seguito e sono state introdotte esattamente quando sono stati scritti i Vangeli canonici. I Vangeli canonici sono stati scritti in greco, non in ebraico, non in aramaico. Sono stati scritti in greco. Chi li ha scritti? Certo, non i pescatori della Galilea. Sono stati scritti da studiosi di provenienza giudaica sicuramente, però che si erano ormai rifugiati da tempo ad Alessandria d'Egitto, che portava avanti una cultura tipicamente greca. I faraoni della dinastia tolemaica erano greci, non erano egiziani. Erano greci, parlavano greco. Quando Tolomeo ha realizzato il desiderio di Alessandro il Macedone di fondare la famosa città di Alessandria in Egitto, Alessandria era una città greca in Egitto. La biblioteca di Alessandria, la lingua primaria era il greco. È come l'inglese oggi. Cioè, noi siamo un po' tutti colonie statunitensi, britanniche, in un certo senso, anglofile, no? Perché l'inglese è diventata la lingua franca, dove trovi più testi, più informazioni, più scambi di informazioni, eccetera. A quel tempo era il greco. Quindi i Vangeli sono stati scritti almeno verso il secondo secolo dopo Cristo, in greco, ad Alessandria, quando Gerusalemme era stata già distrutta da una centinata di anni. Cioè, capito? Per cui hanno cominciato a introdurre dei concetti che ad Alessandria d'Egitto erano già stati portati già dai tempi di Alessandro Macedone. Quando Alessandro ha fatto tutte le sue belle conquiste, ha conquistato la Grecia, dall'impero Macedone si è allargato in tutta la Grecia, poi ha sconfitto i persiani, quindi si è allargato nell'Iran, si è allargato nelle aree che erano originariamente più o meno controllate dai persiani, quali le avevano prese agli Assiro-Babilonesi. Quindi praticamente tutto il Medio Oriente diciamo così, è stato conquistato, è stato riunito sotto Alessandro Macedone. Poi a un certo punto ha deciso, dice, vabbè, andiamo un pochino più a est, vediamo un po' dove. È arrivato ai confini con l'India. Ora, ovviamente, i suoi biografi non possono dire che ha preso una batosta
di quelle epiche. Ha detto che gli eserciti erano stanchi, avevano fatto troppi chilometri, volevano tornare a casa, avevano dimenticato la pentola al latte sul fuoco, La cioè dissenteria che la c'era qualcosa del dissenteria, cioè lui, ah, l'India sporca, vai lì, ti ammali subito, no? In realtà sembra che in l'hanno effetti prese. l'esercito Alessandro Macedo non si sentiva tanto bene. Perché ha preso un sacco di legnate dagli charter del tempo, soprattutto dal famoso re Puru, no? Che a quei tempi era lì sul confine del fiume Sindhu e dice: oh, chi è questa gente qua che arriva? No? Per cui alla fine, come appunto era il codice cavalleresco degli charter, Puru ha sconfitto Alessandro e il suo esercito, ma non è che ha infierito. Li ha massacrati, li ha messi nei campi di concentramento per fargli gli esperimenti sul prelievo di organi. Cioè, li ha mandati a casa. Ha detto: vabbè, ok, riconoscete, cedi, cedi, ti arrendi, Tarendi, vai, vai, tarendi. tranquillo, vai tranquillo. E Alessandro Macedo è rimasto piuttosto impressionato da questo, perché non era quello il sistema tra le nazioni asuriche, no? Cioè, gli assiro-babilonesi, i prigionieri di guerra, li crocifiggevano, li scuoiavano vivi, usavano le teste per decorare le mura. Cioè, Mamma mia. voglio dire, lui adesso dice: ah, ma ah sì, ma siete così simpatici, ma che bravi ragazzi, no? Facciamo amicizia. Vediamo, e così è entrato in contatto con la conoscenza vedica e si è portato, sembra, 40 saggi. 40 brahmana, 40 traduttori, 40 sapienti, con una caricata, una vagonata di libri, e questo è stato l'inizio della biblioteca dell'Università di Alessandria. Quindi è ovvio che questo tipo di scambio culturale, di questo tipo di diffusione culturale della cultura vedica di quei tempi, che quindi non era già più quella del Satya Yuga, però c'era ancora Certo. qualcosa, ha creato quella che viene conosciuta universalmente come la cultura ellenistica. Quindi ci sono dei periodi nella storia della Grecia, c'è il periodo antico, il periodo classico e il periodo ellenistico. Tant'è vero che appunto la cultura più classica della Grecia, che poi dopo è filtrata nell'impero romano, è proprio quella ellenistica. E ha introdotto dei concetti che erano completamente sconosciuti. Perché prima del contatto con la cultura vedica, diciamo attraverso l'ellenismo, in Occidente non esisteva il concetto di trascendenza. Gli dèi erano molto materiali, molto umani. Per cui Sì. cioè, c'era tutta una serie di situazioni, avevano un sacco di difetti, per esempio, no? Cioè, avevano i loro problemi, i loro difetti. Erano un po' una proiezione specchiata degli esseri umani, sono più in grande. Quindi, questa influenza ellenistica, poi identificata più specificamente come gnosi, no? Gnosi in greco vuol dire conoscenza, così anche, cioè, la gnosi vuol dire l'atto del conoscere, e Sofia è l'oggetto della conoscenza, Sofia, no? Famosa Sofia. Filosofia vuol dire l'amore per la conoscenza. No, più o meno. Oggi come oggi non è esattamente così, però in origine questo è il concetto. Quindi, che cosa è successo? Che questa Sofia, questa conoscenza, questa gnosi è filtrata attraverso l'ellenismo ed è finita in una certa misura nel Nuovo Testamento.
E non solo, diciamo così, nel Vangelo, ma anche negli Atti degli Apostoli e nelle lettere di Paolo. Perché, come abbiamo detto l'altra volta, il Gesù storico probabilmente era molto diverso da quello che noi pensiamo. Per esempio, ancora nel Vangelo canonico, troviamo molto chiaramente diciamo così, esempi, specialmente mi sembra in Matteo, che è quello un po' più nazionalista, e che dice, che Gesù dice, non, io sono venuto per i figli di Israele, non posso togliere il pane dal piatto dei figli di Israele e darlo ai cani. Ora, questo è esattamente quello che ha fatto Paolo. Si è distaccato completamente dalle radici ebraiche e ha creato un'idea del Cristo mistico, che non aveva niente a che vedere con l'idea del Messia militare, che era quello ebraico, che era il concetto ebraico. Quindi il cristianesimo che noi conosciamo è prevalentemente paolesimo, come giustamente si diceva. In un certo senso può andar bene, però è ovvio che ci sono ancora delle influenze. Cioè, già Paolo stesso ci ha messo dentro delle grosse fette politiche e culturali incompatibili con il Dharma. Per esempio, il nostro simpatico Paolo scrive: non tollero che una donna insegni. Dice, grazie Paolo. grazie. Prossima vita vedrai cosa ti capita. Per cui, cioè, oppure che gli schiavi devono accettare la loro condizione di schiavi e obbedire al padrone come se obbedissero al Cristo stesso. Me. Sì, cosa? Sì, Me, insomma, Paolo, Paoletto, non va bene. Per cui, vabbè, però lui scriveva nel suo contesto, faceva le cose nel suo contesto e probabilmente stava collaborando con l'impero romano. Per cui, vabbè, facciamogliele passare. Però il concetto che Paolo presenta di Gesù non ha niente a che vedere con Gesù storico, non parla mai del Gesù storico. Non parla di episodi, di insegnamenti di Gesù. Gesù disse no, non c'è manco una volta che io sappia, se io ben ricordo, Paolo non dice mai Gesù ha detto così e cos'ha. Per questo tipo di cose dobbiamo andare nei Vangeli, nei quattro Vangeli, non nelle lettere e negli Atti di Paolo. Quello che presenta Paolo di Tarso è una figura mistica tipo Avatara che viene a portare, diciamo così, una nuova religione universale che non ha niente a che vedere con l'ebraismo, col giudaismo, alla quale tutti possono partecipare semplicemente accettando Gesù come loro Salvatore. Ma Salvatore di che? Paolo dice chiaramente che non ci può essere perdono dei peccati senza spargimento di sangue. A questo lui si riferisce alla legge più basilare del giudaismo, stabilita da Mosè, ripetuta alla nausea nell'Antico Testamento, per cui tutti i giudei hanno l'obbligo di portare il primogenito, sia umano che animale, tutti i primogeniti, ogni primogenito della loro famiglia, sia umano che animale, devono portare al tempio perché appartengono al tempio. Sono schiavi di proprietà del tempio. E come pagano le decime? No? Nel sistema giudaico,
ogni famiglia deve pagare al tempio un decimo delle sue entrate, paga le decime, no? Alcuni gruppi, alcune chiese protestanti lo fanno. Per cui di tutto quello che tu hai, c'hai 10 cetrioli e ne devi portare uno al tempio. Ogni cosa che ti entra in casa tu devi portare il 10% al tempio, o in beni o in denaro. Allora, ti è nato il primo figlio, la prima figlia, devi portare al tempio. Or, in origine veniva sacrificato, nel senso proprio gli tagliavano la gola e bruciavano. Poi, a un certo punto, siccome la pratica non era molto popolare, è stato stabilito un catalogo, un listino prezzi per il riscatto degli schiavi, delle proprietà che spettavano al tempio come decima, no? Per cui, ma c'è il catalogo, c'è il listino prezzi nell'Antico Testamento, eh? Dice che un maschio vale 10 tot, una femmina ne vale 3, no? Per cui porti il primogenito è un maschio, vai al tempio, se te lo vuoi riportare a casa intatto e vivo, devi pagare 10 scellini, glieli dai ai cambi. Non erano i cambiavalute quelli che i Gesù gli ha rovesciato i tavoli, perché non c'era, cioè, cambiavalute, che valute devi cambiare? No, era la tassa del riscatto degli schiavi che gli ha rovesciato, no? E in effetti, cioè, il taglieggio praticamente è un'attività criminale. Per cui quando si parla della tara di ladri, lui dice, però non ci è andato molto lontano. Quindi ai tempi di Gesù potevi andare a portare il primogenito, dovevi portare il primogenito, o pagavi in moneta, secondo il listino prezzo, oppure portavi un agnello. Da scambiare con il tuo bambino. Quindi era l'agnello che veniva sacrificato, sgozzato, bruciato al posto di tuo figlio. E da lì viene l'idea dell'agnello di Dio. Quindi, secondo le cronache del tempo, specialmente di Giuseppe Flavio, spiega, racconta, descrive il secondo tempio di Gerusalemme. In alcuni giorni si ammazzavano fino a 10 milioni di animali. I sacerdoti sguazzavano nel sangue fino alle ginocchia, attorno all'altare. Perché non solo ogni famiglia doveva presentare un sacrificio di sangue alla nascita di ogni primogenito, ma i sacrifici di sangue si sprecavano, inciampavi nella pentola di tuo nonno, dovevi andare a espiare, offrire il sacrificio di sangue nel tempio. Cioè, ti dimenticavi che era sabato, accendevi una candela e dovevi andare a espiare col sacrificio di sangue. Cioè, voglio dire, ecco, ci siamo capiti. Per questo che uno dice l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma come? Cosa vuol dire? Cioè, che senso ha? Allora, a noi hanno detto che Gesù è venuto per salvarci, è il nostro Salvatore. Ma salvarci da che? Da cosa? Salvarci dalla necessità di ammazzare i nostri figli. Per cui praticamente lui si è offerto come figlio dell'umanità, infatti lui si chiama sempre, si autodefinisce nei Vangeli il figlio dell'uomo, non dice mai figlio di Dio, no? Cioè lui praticamente aveva quest'idea che lui da solo, come rappresentante dell'umanità, questo in Paolo, mica,
cioè nel Vangelo. Lui praticamente si è offerto come sacrificio di sangue, come agnello, per espiare tutti i peccati passati delle famiglie ebraiche, che però diventano tutti quanti, non solo tutte le famiglie ebraiche, Israele, sono tutti quelli che seguono Gesù, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, con le elucubrazioni teologiche, che sono state, diciamo così, descritte in modo un po' sprezzante perfino dal Papa Francesco, dice: lasciamo che i teologhi facciano tutte le loro elucubrazioni. Complimenti, mi sembra buono come definizione della dottrina. Vai, papà. Ok. Quindi hanno costruito, perdono. Hanno costruito questa storia che Gesù è stato crocifisso, è stato ucciso come agnello sacrificale, no? Al posto, cioè per purificare i peccati di tutta l'umanità. Ma allora scusate, se Gesù è il figlio unigenito di Dio, Dio ha voluto far uccidere, torturare, uccidere il suo unico figlio per salvare l'umanità da lui stesso. Sì, non c'è senso. Ed è Dio che ha creato gli esseri umani difettosi. Per cui, cioè, secondo la loro idea, no? Dio crea gli esseri umani, è l'unico responsabile. Noi siamo, non siamo altro che fango. Quindi noi come esseri umani non abbiamo nessuna responsabilità. Cioè, è Dio che ci ha fatto così, no? Allora, Dio fa degli esseri umani difettosi, che non si capisce bene come peccano, anche se non peccano, hanno il peccato originale comunque, quindi non, cioè, non c'è speranza, no? E poi per purificare questi peccati, essendo onnipotente, lui bastava che schiocchiava le dita e tutti i peccati sparivano. No, deve far nascere il suo figlio unigenito da una vergine, vabbè, vabbè. Cioè, e poi lo deve far passare attraverso la passione del Cristo, perché così questo lava i peccati, no? È spaventoso. Sì. È spav cioè, è un concetto terroristico. Anche perché, come hanno osservato alcuni atei, diciamo così, con senso dell'umorismo, cioè Gesù è stato morto per 3 giorni e poi è risuscitato. Quindi, cioè, cucù, pesce d'aprile. Per cui dove sono andati i peccati? I peccati sono ancora lì, sono tornati, non si capisce bene. Tant'è vero che nonostante uno sia cristiano, faccia tutti i crismi, eccetera, eccetera, andare all'inferno è facilissimo. Continua a essere facilissimo. E allora perché cosa è morto Gesù Cristo? Non ho capito. Ci ha salvato da tutti i peccati e poi andiamo all'inferno lo stesso. Loro dicono quelli passati, però ovviamente doveva morire veramente. Invece, che fai? Ha ingannato Dio che ha fatto finta? O chi ha ingannato? I romani? Praticamente c'è tutto un mischione di cose che uno dice, Sì, vabbè, no, no, non sta in piedi non sta in tutto il piedi perché racconto, è questo il punto. glielo devi propinare come mistero della fede. Io mi sono Sì, fatta, sì. cos'è, 9 anni dalle suore, no? E alla fine, gli ultimi 2 anni, ho fatto 3 esami, uno sull'altro, uno attaccato all'altro, quarto, quinto, anno e la maturità. Praticamente ho fatto 3 esami in una botta e le ripetizioni me le hanno pagate le suore, non, perché non ne potevano più di avermi tra i piedi. Mi ricordo, ho fatto un tema e la professoressa di lettere, italiane, lettere, che era la preside, che era una suora, no? Mi ricordo che la suonata era:
Scrivi molto bene, ma sei un'eretica. Grazie! Cioè, non ne potevano più. No, cioè, io con Mani l'altro giorno abbiamo analizzato la prima parte del Padre Nostro. Cioè, uno dice, potevate farlo meglio. E ovviamente si indirizzava, la preghiera del Padre Nostro è indirizzata al contesto, dei Shakalapatra, perché Certo. evidentemente la gente che ci aveva attorno era a quel livello lì. Sì, Infatti, anche nella preghiera io avevo notato questa cosa che tu dicevi, che dacci oggi, non so, sia fatta la tua volontà, cioè vedevi questa contraddizione, no? E sì. io ho pensato che ovviamente è vero sia fatta la tua volontà, ma però per impararli a far vedere che tutto comunque dipende da Dio, no? E quindi No, ma tutto dipende da su questo Dio, siamo chiedi d'accordo. comunque. Quello lì, diciamo, quell'aspetto non è neanche così difficile da spiegare logicamente. Il problema è che noi sì dipendiamo da Dio, però dipendiamo da Dio, ma Dio non interferisce. Nella Bhagavad Gita, Krishna molto chiaramente dice che Dio non si interessa alle azioni virtuose o colpevoli degli esseri umani. Perché ogni scelta degli esseri umani viene gestita dal karma. Quindi il fatto che noi riceviamo il pane quotidiano da Dio attraverso il nostro karma, la Insa Upanishad spiega che tutto appartiene a Dio, ma noi possiamo prendere solo la parte che ci è stata assegnata. Quindi il pane quotidiano, se noi lavoriamo nel modo giusto, secondo un sistema sociale giusto, diciamo così, presupposto dalla conoscenza, dalla cultura vedica, il pane non ci abbiamo neanche bisogno di chiederlo. Diventa automatico. Il fatto che sia fatta la tua volontà, va bene, ok, perché è possibile che non sia fatta la volontà di Dio? Cioè, perché dobbiamo parlare? Per No, spiegare alla gente che deve riconoscerlo, no? accettare la volontà di Dio. No, Questo sì. riconoscerla più che altro, Riconoscerlo, era come per dire, esatto. riconosco, quindi sia fatta la tua volontà, ma cioè, mi sottometto, no? Come dicevamo Bravo, qualche bravo, video esatto. fa, no? Ma questo è un discorso da fare alla gente, non da fare a Dio. Certo, Il certo. concetto è che questa preghiera viene data alla gente perché la gente ci mediti un attimino sopra, perché la gente faccia le scelte giuste. Cioè, si Certo. sottometta al piano di Dio, perdoni chi gli ha fatto degli scherzi Certo. da prete, eccetera, eccetera, eccetera. Perché, per esempio, mediti sul nome di Dio, no? Perché diciamo così, perché l'amore di Dio, la fratellanza in Dio, eccetera, eccetera, si verifichi nella società umana. Cioè, ma queste sono cose che sono gli umani che le devono fare. Cioè, come meditazione andava bene in quella situazione lì e con quella gente. Certo, Tempo, luogo e sicuramente tempo, circostanza, luogo era e proprio circostanza, specifica per quella certo, situazione. sicuramente. Però noi vediamo che dal punto di vista storico non ha funzionato. Certo. Cioè, vai a vedere, cioè proprio, ma non il comportamento delle persone più insignificanti,
ma proprio a cominciare dai massimi rappresentanti, il monopolio. Cioè, evidentemente non funziona. Funziona per tenere la gente buona, tranquilla. Però già se tu vai a vedere, come si diceva prima, nelle famose affermazioni controverse di Gesù nei Vangeli, c'è scritto, quando qualcuno ti chiede, dai i prestiti ma non chiederli indietro. Cioè, tutte le banche devono chiudere. Infatti i musulmani hanno le loro banche che non fanno interessi passivi. Cioè, non sono banche vere e proprie, non danno prestiti. Cioè, praticamente semplicemente trasportano il denaro, ma non fanno prestiti, perché è proibito anche nell'Antico Testamento quello di farsi dare degli interessi, di prestare soldi e volerli indietro. I giudei sono diventati i banchieri d'Europa perché ovviamente questi comandamenti, tutti i comandamenti del popolo di Israele valgono applicandoli al popolo di Israele. Cioè tu, un giudeo non può fare un prestito strozzinaggio a un altro giudeo, però può farlo a uno che non è un giudeo. E come no? E si rifà, cioè, e il non giudeo paga per due. Quindi, anche quando leggiamo i 10 comandamenti, non uccidere, se, non uccidere quelli che non ti diciamo di uccidere. Eh sì, lì c'è un caos, lì proprio. Capito? No, So, se leggi bisogna capire bene. la prospettiva. I comandamenti mosaici e i comandamenti anche di Noè, sia quelli di Mosè che quelli di Noè, si applicano a senso unico, non sono a doppio senso, sono a senso unico. Quindi dipende da dove ti trovi. Se ti trovi al lato A o al lato B è completamente diverso. Per cui chiunque ti può ammazzare, anzi ti devono ammazzare, perché non essendo giudeo, non essendo cristiano, non essendo abramico, anche se è un induista, se ti beccano con una Murti, ti devono ammazzare. Questa è la legge di Noè, che si applica a tutto il genere umano. I tribunali, come si diceva l'altra volta, no? Nelle leggi di Noè, una delle cose fondamentali è quella di stabilire delle sedi secondarie del Sinedrio di Gerusalemme. Loro li chiamano tribunali, ma in realtà sono tribunali religiosi come quelli della Sharia. E però a livello giudaico dipendono dal Sinedrio di Gerusalemme, mentre la Sharia non ha un centro, diciamo così, una sede centrale dei tribunali religiosi, invece il giudaismo ce l'ha. E questi tribunali religiosi devono imporre la pena di morte per chi viene beccato con una divinità, chi osa, anche la divinità in casa tua, mica nel tempio, eh. No, perché idolatria, tutti gli idolatri devono essere messi a morte, oppure. Modello Santa Inquisizione proprio. Peggio, 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 perché insomma l'Inquisizione, adesso lasciamo perdere. Quindi Va bene. voglio dire, cioè i discorsi che faceva Gesù nei Vangeli, i discorsi che faceva Paolo di Tarso nelle lettere, negli Atti degli Apostoli, non c'entrano niente, non c'entrano niente. Sono due personaggi completamente diversi che vengono
conflati, vengono mischiati, vengono fusi nella teologia che va a tappare tutti i buchi. E di buchi ce n'erano tanti, perché nei primi 4-5 secoli del cristianesimo l'eresia, praticamente ognuno aveva la sua idea. No, la cosiddetta eresia più famosa e più popolare era quella del vescovo Ario, che non era un ariano, era Ario. Viene chiamata l'eresia ariana, ma non ha niente a che vedere con gli ariani, perché uno si chiamava Ario, quindi era ariana. Il vescovo Ario, sosteneva che Gesù non era Dio, che Gesù era semplicemente un grande maestro, una grande figura, un grande, come dire, un grande illuminato, eccetera, eccetera. Li hanno fatti fuori tutti, fisicamente, con l'idea che erano eretici. Quindi il credo niceo che viene fuori, mi sembra, nel 500, no? Dopo Cristo, stabilisce quello che è la dottrina cristiana. Ma no, non ha niente a che vedere con quello che ha detto Gesù o con quello che ha detto Paolo di Tarso. È un riempitivo. E riempie i buchi lasciati dai Vangeli e dagli Atti degli Apostoli e delle lettere. Quindi, cioè, è il credo niceo che tira a mano la storia dell'onnipotenza e questo dell'eternità. Cioè, prima non c'era proprio. Quindi il credo niceno è un passo ulteriore dopo il Nuovo Testamento. Quindi abbiamo l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento e il credo niceno, con i famosi padri della Chiesa, eccetera, eccetera. Ma lì sono stati secoli selvaggi dal punto di vista della speculazione. Perché, per esempio, Gesù nel Vangelo dice che bisogna diventare come bambini, bisogna essere vergini, eccetera, eccetera. Uno dei primi padri della Chiesa, Origene, ha capito che bisognava castrarsi. Infatti ha preso il pietrone, paf! Cioè, insomma, direi che Sì, perché il problema è capire che cosa ha detto lui, perché non lo rivai a, non non, come lo sapremo ritrovi? mai. Non lo puoi ritrovare quello che ha detto lui. Si capisce un po' da alcune frasi, se sono vere, che era una grande Però anima per l'altruismo, per dedicarsi al prossimo, il massimo del bene. Poi però in mezzo, se ci si sono infiltrati 2000 concetti, 2000 norme, 2000 credenze che non si capisce più, non puoi, non riesci a tu hai capire sentito parlare poi chi era dei che ha detto. Givaudan? Come? Hai sentito parlare dei Givaudan? Sono una coppia di francesi Sì, che sì, sì. hanno scritto dei libri. Ne Sì, ho letto hai qualcosa, sentito? sì. Loro praticamente hanno scritto dei libri sui loro ricordi di vite passate come primissimi cristiani. Ecco. Sì, come Sena, lei. Quindi, voglio dire, vabbè, come se. E poi anche lì bisogna vedere se Gesù Cristo era esseno oppure no, se loro erano esseni oppure no. Cioè, anche lì, Certo. purtroppo, dal ricordo effettivo, poi dopo, se si vuole fare un'opera di proselitismo, un'opera di inculturazione, di predica, e lì è facile che si faccia un pochino di fiction. È facile, non è necessario, perché non dovrebbe essere necessario. Il problema è che col cristianesimo purtroppo non ci sono più i testi originari, o ce ne sono pochissimi. Perché ha fatto tanto scalpore il ritrovamento dei manoscritti Il di Coram, il Mar Morto. diciamo così, negli anni 40 e 50. Perché? Perché quelli erano uno Qumran e l'altro
Uno praticamente sul Mar Morto e quell'altro è vicino, è in Egitto, praticamente. Sono due situazioni diverse. Uno dei due, addirittura, i testi sono stati fatti risalire a prima del periodo di Gesù. Addirittura il periodo dei Maccabei, quindi 200-250 avanti Cristo. Quindi non parlo di Gesù, sono semplicemente, diciamo così, una raccolta di testi di quel periodo. L'altro invece, adesso non mi ricordo più quale dei due, era un insediamento esseno, sembra che fosse. Dove si parla del maestro, però non è che menzionano Gesù. Questa storia del maestro era piuttosto diffusa, sia prima che dopo il personaggio storico di Gesù Cristo. Per cui, cioè, noi possiamo avere un'idea più solida, più ampia, ma è molto diversa dai Vangeli canonici. Quindi, voglio dire, io mi aiuto anche con i miei ricordi, le mie realizzazioni personali, eccetera, però la cosa fondamentale è che li posso verificare con i testi che ancora esistono, con gli shastra, perché esistono. Anche se magari qualcuno è stato un po' così, cioè, rosicchiato, no? Però i testi fondamentali continuano ad esistere, no? Chiunque poi li può verificare. Col cristianesimo è invece pippa. No, Sì. non è possibile. Quindi Givaudan, praticamente loro presentano la loro versione. I gnostici presentano la loro versione. I cabalisti presentano la loro versione. Gli alchemici presentano la loro versione. Giordano Bruno c'aveva la sua versione. Sono versioni. Allora, la cosa più sana, secondo me, no, è facciamo una bella ricerca per vedere che cosa salta fuori. Verifichiamo, facciamo le verifiche incrociate e tutto quanto. E poi, però, va bene che noi ci creiamo la nostra personale immagine e interpretazione del Gesù Cristo. Perché in realtà l'hanno fatto tutti, perché noi no? Scusa, chi siamo? Noi siamo scemi. Cioè, non è che noi abbiamo meno qualifiche rispetto a Paolo di Tarso per inventarsi un Gesù Cristo. Cioè, abbiamo le stesse qualifiche. Anzi, magari meglio. Cioè, per cui, voglio dire, se noi, come dire, focalizziamo la nostra meditazione su una figura cristica che personifica delle qualità, delle caratteristiche dharmiche, compatibili con Dharma e Vidya, fondamentali. Ma allora va benissimo, non c'è problema. Il problema è quando questa tendenza, che è legittima, viene utilizzata per scopi politici. Quindi, per sostenere il sovranazionalismo imperialista di una setta abramica, e allora lì diventa un problema, perché poi Ma non, dopo so, non solo danneggia pure te stesso, perché bravo ti e impedisce danneggia la pure te, crescita, capito? perché con i dogmi e le credenze, così come sono state, come sono portate avanti da loro, poi ti bloccano, perché ti fermi Ci lì. resti Non, mischiato. certo, Per cioè. cui quello che io sto cercando di fare quando parlo delle religioni abramiche e post-abramiche, no? È quello di aiutare le persone a fare una distinzione. Allora,
Facciamo un esempio di cucina gastronomico. Ok, allora tu fai, come dire, un pranzo completo, no? Allora hai due o tre preparazioni di verdure diverse, c'hai il riso, c'hai la zuppa, c'hai il pane. Ok. Ora, come li mangi? Sono affari tuoi. Cioè, se tu vuoi mescolare il riso nella zuppa, o le verdure nella zuppa, o il riso con le verdure, ma puoi metterci anche il riso dolce dentro nella zuppa, se ti piace. Ci puoi mettere il sake, ci puoi Agrodolce. mettere la marmellata, Dio buono, come dicono, no? il Cioè, chutney. ma sono affari tuoi, però devi sapere qual è la differenza tra la marmellata e la zuppa di lenticchie. Devi saperli distinguere a livello di cucina. Poi tu li metti nel piatto e poi la gente li mangia come gli pare. Purché non diventino esplosivi e vanno a dare, ci scoppiano in faccia a tutti quelli che stanno nel ristorante, allora diventa un po' complicato. No, però voglio dire, finché te lo applichi per i fatti tuoi, il mescolone che fai, speculatore, eccetera, eccetera. Voglio dire, non c'è niente che l'essere umano non ha, no, può pensare che non sia stato già pensato da Dio. Voglio dire. Capisci o meno? Cioè, Certo. le manifestazioni di Dio sono così innumerevoli, infinite e così, come dire, comprensive, no? Che non c'è mica problema. Non è che Dio si offende se tu mediti su di lui nella forma di cinghiale. Lui dice, vabbè, boh. E difatti qui mi nasce una domanda, poi speriamo che non me la dimentico, Dov'è? Sparala importante. subito. Diciamo, ovviamente basta che non sia una sura, no? Quando una qualsiasi grande personalità, comunque, no? Possiamo pensare forse un po' a Gesù, no? E uno medita su di lui come se fosse Dio. Ma non lo è, perché ovviamente sarà un grande devoto, no? Una grande personalità, però diciamo che ci medita. Dio nella sua infinita onniscienza, onnipotenza, no? Così, può prendere per buono e pensare che quelle preghiere comunque sono dirette verso di lui, nel senso Certo, di dire, sta pregando lui, ma in realtà vuole pregare a me, è nato in un contesto ma è quello così. che Krishna dice nella Gita, che l'adorazione offerta ai Deva come separati da Dio, no? È un'adorazione che in realtà è diretta a Dio, ma è fatta nel modo sbagliato, è fatta senza conoscenza. Ma non è sbagliato nel senso che deve essere punito, o nel senso che è inutile. Il problema è che cosa rappresenta questa personalità che viene adorata. Perché se rappresenta degli insegnamenti adharmici, asurici, Certo. capisci? E allora tu, adorando questa personalità, tu acquisisci le sue stesse caratteristiche. Perché quando tu mediti su qualcosa, no? Sviluppi attaccamento. L'attaccamento porta, diciamo così, una modifica della tua natura. No? Perché se stai molto a contatto col fuoco ti riscaldi. Se stai molto a contatto col freddo, scusa, ma ti raffreddi. No? Per cui quando noi adoriamo una persona, una forma, un personaggio, una personalità, noi sviluppiamo le stesse qualità, caratteristiche, tendenze, guna, eccetera. Quindi
Quindi i guna di Krishna sono guna spirituali, sono qualità fantastiche, eccezionali, meravigliose, trascendentali. Se adoriamo un deva materiale che è tipo Indra o chi per esso, noi comunque sviluppiamo delle qualità che sono simili a quelle di Indra, per cui acquisiamo forza, potenza, capacità di governare, capacità di sconfiggere i nemici. Cioè, ed è questo il motivo per cui gli inni vedici sono della Veda Samhita, delle Veda Samhita, che si recitano durante gli yagya, no? Le cerimonie rituali del Karma Kanda. Sono meditazioni e adorazioni su questi deva materiali, affinché gli esseri umani che le praticano sviluppino le stesse qualità. Così come in cielo, così in terra, tanto per capirci. Però il concetto del regno, venga il tuo regno, nella cultura giudaico-abramica è tutto un altro discorso rispetto alla cultura vedica. Perché il regno della cultura vedica è la vera truppa in cui tutta la comunità universale fa parte del corpo di Vishnu. E quindi ognuno serve il corpo di Vishnu. Invece il regno messianico, giudaico-abramico è una teocrazia politica, tirannica, despotica e intollerante, basata sulla violenza, sulla Certo. sopraffazione, sul controllo, sul possesso. Cioè, no, è l'opposto. Certo. È l'opposto. Quindi quando uno dice venga il tuo regno, Quale? esatto, specificare grazie. Cioè, capito? Quale regno? Ho capito. Però quello che volevo dire era, cambio la domanda. Sì. Si diceva, spesso ho sentito dire, no? Che se tu per sbaglio adori un totem, un pezzo di legno, gli fai gli occhi e tu prendi per buono che quello sia una manifestazione di Dio, no? Quindi in questo caso Gesù, non tanto il Gesù come è raccontato, ma con tutto Bravo, il esatto, uguale. Sì, contorno, sì, sì. identificandolo come Vishnu, per Uguale, esempio, no? certo. Con tutte quelle qualità e con la conoscenza che potrebbe essere quella che deriva un po' anche dal Paramatma, cioè Dio può in questo caso dire: guarda, questo tonto mi sta adorando lì, io sto qui, ha scambiato, ma lui si rivolge a me, no? Certo. Certo, E cioè, ma non. infatti, ripeto, questo è quello che dice Krishna Bhagavad Gita. Sta adorando me, lui pensa di, ma sta in realtà adorando me, ma senza conoscenza, senza avere la giusta conoscenza, perché la conoscenza è oggettiva. Non è che ognuno, che esistono tante verità indipendenti. Tutte le verità relative devono essere riconciliate nel grande quadro. Quindi va benissimo che tu ti fai il totem, ti fai la Murti del Gesù Cristo o della Madonna. Va benissimo. Se tu preghi a Gesù Cristo come manifestazione, come devoto di Dio, come manifestazione della misericordia di Dio, come guru, come boh, come quello che ti pare a te, no? Va bene finché le tue informazioni derivano dal Paramatma, non dalla mente che si traversa dal Certo, Paramatma, eh? Lo sai, certo, anche lì, certo. Paramatma. Cioè, per quello noi dobbiamo andare a verificare con il Guru Sadhu Shastra. Perché altrimenti uno può prendere Topolino, Cenerentola, Harry Potter, cioè, e dire ah, queste sono manifestazioni di Vishnu, ok? Cioè, il bello dell'induismo è che non ti viene a rompere le scatole se fai queste cose, no?
Va benissimo, c'è cioè mica problema. Il punto è qual è la narrativa ufficiale che tu accetti a proposito di questi personaggi, queste personalità, che siano storiche o che siano costruite. Come dicevo prima, l'essere umano non può pensare qualcosa che non sia già stata pensata da Dio. Certo. Per cui, va bene, il punto è che bisogna fare una distinzione vivek, no? Vivek vuol dire intelligenza discriminante che capisce la differenza tra il bene e il male, no? Bisogna fare una distinzione tra Deva e Asura. Perché Certo. un Gesù Cristo che ti dice io non sono venuto a portare la pace ma la spada, chiunque non è con me è contro di me. Eccetera, eccetera, eccetera. Uno dice: oh, forse no, forse no. Ma allora, comunque, va bene, nel senso che noi sappiamo che questi Vangeli che ci hanno propinato magari sono veri, magari no. Perché noi possiamo effettivamente fare quello che in inglese, specialmente negli Stati Uniti, chiamano cherry picking, no? Raccogliere le ciliegie. Questa ciliegia mi piace, la prendo. Quella lì non mi piace tanto, la lascio lì. No? Non è bella. Scegliamo le ciliegie più belle. Però tu capisci che a livello di pubblico questa cosa non è applicabile. Non è applicabile. Perché poi le speculazioni vanno proprio come dire, a rotta di collo. No? Se tu vai dalla gente a dirgli che Gesù è il figlio, è un avatar di Vishnu, fai un danno enorme. Un danno enorme. Innanzitutto Gesù non ha mai parlato né di Vishnu né di Krishna, manco per niente. Manco una volta, come se, cioè, ma No, come neanche diciamo nel noi. sogno, neanche in sonnambulo, cioè, capito? Ma mai, mai, mai. Che sia stato in India o non sia stato in India. Non è verificabile. Il punto è, come si diceva l'altra volta, quello che è medicina per uno può essere veleno per un altro. Per cui, se tu gli vai a dire ai cristiani che Gesù è stato in India, ha imparato dall'induismo, li aiuti perché si aprono la mente e dice: ah, beh, allora forse l'induismo c'ha qualcosa di interessante, vediamo cosa dice. Se glielo vai a dire agli indiani, induisti, loro dicono: no, allora il cristianesimo va bene, allora facciamo venire i Sì. missionari, facciamo le chiese, diventiamo cristiani. E poi sai come va a finire. Cioè, capito? No, sai perché ti dicevo questo? Perché ovviamente dovendo fare una scelta, non avendo nessun passato, nessuna nascita in un contesto religioso, uno deve scegliere ovviamente il cristianesimo come quasi tutte le religioni abramiche, oltre a essere un po' così tostine, per dirla un po' così in maniera delicata, sono anche completamente incerte, confusionali, quindi non faresti mai una scelta, penso, in quella direzione. Però quando nasci, magari in un paese arabo così, e c'hai già tutto un imprinting, tutta un Certo. trascorso, arrivi a Sai 60 anni, come si chiama? è difficile anche se il Si Paramatma no, chiama ti condizionamento. condizionamenti, però a 60 anni riuscire a togliere quell'immagine è difficile, quindi che fare? Sì, devi rinascere e poi dopo, No. però è No, ma complicato, no? noi comunque, Krishna. Noi comunque dobbiamo liberarci dei condizionamenti, perché al momento della morte, Certo. anche se hai più di 60 anni, tu il condizionamento lo devi mollare. L'identificazione con il corpo, l'attaccamento al corpo, alle cose che sono collegate al corpo, tu le devi mollare in generale.
che c'hai 5 anni, che ce ne sai 30, che ce ne hai 60, che ce ne hai 90, che sei morto, le devi mollare l'identificazione degli attaccamenti. Ora, non è che qui sta il trucco, non è che devi assorbire, adottare dei condizionamenti, delle identificazioni degli attaccamenti stranieri. Cioè, non è che devi diventare un induista di casta bengali del 1800. Perché, scusa, no. Cioè, a cosa serve? Non devi diventare un indiano. Ma c'è tanta gente che pensa che l'induismo sia una roba da indiani. No, no. Certo, gran parte della Lokika Shraddha, cioè delle superstizioni che si sono create culturalmente attorno all'induismo, certo sono indiane, ma buttiamole nel gabinetto e tiriamo l'acqua, perché è come il bambino e l'acqua del bagno. Cioè, noi dobbiamo tenere il bambino, dobbiamo cambiare l'acqua del bagno sporca di cristianesimo con l'acqua del bagno sporca di induismo. Scusa, no, noi vogliamo dell'acqua pulita, giusto? Certo. Questo è il concetto. Per cui, se uno vuole, come dire, adattare, vuole armonizzare, vuole, diciamo così, elevare una sua dimensione culturale, va benissimo. Guarda, l'esempio più classico è quello di Jagannath. La divinità di Jagannath Puri, non è descritta come tale in nessuna scrittura. E tutti lo sanno che quella divinità particolare di Jagannath apparteneva culturalmente a delle tribù Sabara, delle tribù non vediche. E c'era questo Biswavasu che andava nella foresta ad adorare Nilamadava, ma questo Nilamadava in che forma lo adorava? Nella forma di Jagannath. Quindi c'è tutta una sovrapposizione tra le divinità tribali, che sono manifestazioni, personificazioni ontologiche di principi universali, no? E vengono sovrapposte alle divinità tradizionali vediche. Jagannath è fantastico sotto questo aspetto, perché è proprio l'esempio più lampante, che, cioè, uno può portare del suo, no? Anche di culture diverse, però devono essere armonizzate, non ci devono essere componenti incompatibili. Certo. Capisci? Poi dopo, se uno vuol fare il suo zuppone, prende la zuppa di lenticchie e ci butta dentro tutto quello che c'era nel piatto, dolci, salati, caffè, formaggio, cioè, adesso faccio i suoi. No, perché ho visto che è una cosa che magari qualcuno no, cioè fa proprio il bel zuppone, ci cioè mette pure il dessert, tutto dentro, no? Esatto. Però molti altri ho notato, me compreso forse in parte, che ovviamente è rimasta lì quella figura, no? Nonostante uno sia attaccato, sia legato a Krishna e sia nella conoscenza, no? Nella coscienza di Krishna, come, però in qualche modo ha quasi come sia sì, no, condizionato, attaccato ancora un po' a quella figura che gli ha rivolto tante preghiere, tante cose. Quindi Ah, ma certo, ma cancellarla è sicuro, complicato, sicuro, cancellarla sicuro. così di tu ormai via. E Però, quindi riporta, sono però d'accordo, ovviamente. però bisogna stare attenti a non proiettare delle speculazioni esagerate. Per esempio, Certo. tirare a mano l'idea che il Gesù è un avatar di Vishnu. Certo. Certo. Cioè, perché lì allora.
cioè Maometto è un avatar di Vishnu, Mao Zedong è un avatar di Certo, Vishnu, no, no, non no. lo so, Trump è un avatar di Vishnu, ehi, fermi, Certo. fermi tutti. Cioè, se a te piace Gesù Cristo perché ti sei fatta una tua immagine, una tua Murti del Gesù Cristo che è come dici te, no? E ce l'hai nella mente e la vuoi mettere sull'altare, ma va bene, però devi sapere che quella lì, quello lì è, non è il Gesù Cristo della Chiesa, prima Certo, di tutto. è E una di queste qualità del Signore che bravo, magari potrebbe essere misericordiosa, che esatto. porta un po' di bene e quindi così viene come una qualità, no? Così che può essere un puro devoto, che può essere una grande anima, così, però ovviamente Esatto. contestualizzarla anche Ma è lei, come no? quando tu metti l'immagine del tuo guru sull'altare. Certo. Allora, che il tuo guru sia nato in Bengala piuttosto che sia nato a Pizzo Calabro o in Valtellina o a New York o in Cina, l'importante è il guru tato, è quello che insegna. È quello con cui tu lo colleghi, quello che tu hai come riferimento visivo rispetto a un pacchetto di insegnamenti che sono comunque però compatibili con Dharma e Vidya. Questo Certo. è il punto. Il problema è che io invece quando parlo del problema costituito dalle ideologie abramiche post-abramiche, non mi riferisco a questo, ovviamente. Mi riferisco alla cultura popolare. Mi riferisco all'indottrinamento dogmatico mirato all'imperialismo sopranazionale, con tutte le rogne che abbiamo visto nella storia. Non è che non sono mai Certo. successe, non è che siamo paranoici. E se dovessero diventare cattivi? Cioè, il famoso detto cos'era? L'assedio di Béziers, il legato papale, no? Che al generale dell'esercito che chiedeva: ma eminenza, noi come facciamo a distinguere chi è cataro da chi non è cataro? Ci sono 20.000 abitanti in questa città. Cosa ha risposto il rappresentante del papa, legato papale? Ammazzateli tutti, Dio riconoscerà i suoi. Bella! L'esempio supremo della misericordia e della compassione del Gesù Cristo. Tu capisci che, cioè, non era l'ultimo deficiente che andava a messa una volta all'anno. Questo qua era il legato papale, il rappresentante del Papa. Mamma mia. Cioè, capisci? L'Inquisizione la chiamano santa, vabbè. Ok, Altro. se lo dici tu, Mamma cioè mia. io ho una sorella che da quando appunto io mi sono avvicinata all'organizzazione, diciamo così, in modo ufficiale, è entrata in comunione e liberazione, tanto per capirci. Cioè, io non ho praticamente contatti. L'ultima volta che sono andata a casa sua in visita, voleva convincermi che l'Inquisizione era un albergo a 5 stelle. Ero ressoio. Tutti i giorni cambiavano lenzuola, tutti i giorni. Attività di intrattenimento. C'era l'animatore, no? Capisci il problema? Capisco. Se tu vuoi tenerti il Gesù Cristo sull'altarino, se tu vuoi fare il Padre nostro, no? Ok? Cioè, di base, però appunto, è più che altro una meditazione che ti ricorda che ti devi sottomettere al piano divino, devi accettare il piano divino per quello che viene. Ovviamente non è che lo devi accettare in modo passivo. Cioè, se è fatta la tua volontà, vabbè, insomma, c'hai di molto da dire, ci sarebbe sull'argomento, no?
Prima di tutto, come si fa a capire qual è la volontà? Non è che tutto quello che succede è la volontà e quindi dobbiamo portarlo avanti. Magari la volontà è quella che io ti faccio succedere una cosa negativa e tu devi, per vedere come reagisci tu. Cioè, è vero che c'è il male nel mondo, ma non è che Dio è la sua volontà che succeda il male, no? La volontà di Dio è quella che ti fa succedere il male davanti a te in modo da vedere cosa fai. A scuola, quando ci sono gli esami, ci sono i fogli d'esame con le caselline, no? Con scegliere tra tre risposte, no? Cioè, non è che sono tutte e tre buone, eh? Non è che sono tutte e tre valide. Per cui, perché la scuola ha scritto queste tre risposte, allora vuol dire che sono valide. E no. Cioè, devi scegliere quella giusta. Il mondo è una scuola, noi possiamo imparare attraverso gli errori, no? Questo è il concetto. Infatti, ho letto un post che non mi ricordo di preciso com'era, però il succo era che non è vero che la sofferenza aiuta a crescere, no? Se no sarebbero tutti santi. È come la affronti e come È reagisci che bravo, ti è aiuta a bravo, è bravo, è crescere, e bravo. La questo è. sofferenza serve per insegnarti qualcosa quando non l'hai imparato con le buone. Ovviamente, però la devi La affrontare e devi cercare di affrontare nel modo comprenderla. giusto. Certo, perché se la subisci ti aiuta a crescere, ti sfinisce e basta. Però Esatto, ti appiattisce nel tamas. sì. Capito? Cioè, addirittura se poi diventi masochista, c'è il massimo. Sì, ancora, ancora, fammi soffrire. Ok. Cioè, no, capito. Va bene, dai, io direi che Dai, oggi, anche oggi abbiamo abbiamo fatto fatto come dire, una bella una bella traversata. traversata. Dai, alla Dai, prossima. grazie Varam. Grazie a Dai, te. Jagannath. Dai, Dai, Jagannath. Jagannath. Dai, Jagannath. Grazie. Dai.